Chiamo Simona Vassallo e sono un'insegnante del metodo Feldenkrais. Insegno da molti anni con grandissimo piacere e soddisfazione. Questo metodo ci permette di entrare in contatto con noi stessi in modo molto profondo attraverso il corpo e attraverso il movimento. Sono movimenti molto lenti, molto fluidi, molto piacevoli da fare. Considero il corpo come un portale per accedere veramente a quella che è la nostra essenza, a quello che è il vero momento presente e vivere il qui ed ora. E ciò è possibile con l'autopercezione e l'autoascolto. Se avete piacere di provare, gentilmente sdraiatevi sulla schiena, mettetevi in un posto comodo, se avete un tappetino un po' morbido, un materassino o va bene anche un bel tappeto un po' spesso, o se volete anche il letto, purché non sia troppo morbido. Quindi potete fermare un attimo il video e preparare il materiale. Bene, ora chiudete gli occhi. Se avete gli occhiali, li potete togliere. Se avete necessità di un cuscino, usatelo, mettetelo. E ora osservate come il vostro corpo in questo momento fa contatto col pavimento. Se vi osservate con attenzione potete percepire che, ad esempio, il lato destro potrebbe sembrare un poco diverso dal sinistro. Forse il lato destro lo percepite un pochino più pesante o più leggero. Alcune persone lo percepiscono più lungo o più corto. Quindi osservate come sentite in questo momento i due lati. Ora gentilmente portate l'attenzione alla vostra spalla destra e osservate come percepite questa spalla, la sua forma, la sua posizione, quanto è distante dal pavimento, quanto è alta da terra. Osservate questo spazio con una certa precisione, se possibile, questo spazio che è compreso fra la punta della spalla destra, la base del collo a destra e l'orecchio destro. E poi unite l'orecchio destro con la punta della spalla destra nella vostra immaginazione. In questo modo voi formate un triangolo. Osservate per voi che forma ha questo triangolo. Se ha una forma grande, comoda, precisa, com'è questa forma? Ora gentilmente osservate invece la vostra spalla sinistra e anche qua osservate il peso di questa spalla, la forma, la sensazione. Osservate quanto questa spalla è alta da terra, quanto dista la punta della spalla sinistra dall'orecchio sinistro. Forse c'è differenza rispetto a come avete sentito la parte destra. E anche qua esplorate questo triangolo formato dall'orecchio sinistro, la base del collo e la punta della spalla sinistra. Che forma ha questo triangolo? Quanto è ampio? Lo sentite diverso rispetto a quello del lato destro? Fate il confronto. Quando noi portiamo attenzione al corpo in modo profondo, in modo attento, stiamo già facendo accadere qualcosa. In automatico lasciamo andare qualcosa, in automatico il corpo è contento e questo ci porta beneficio. Bene, ora lavoreremo per una piccola parte di lezione. Le lezioni di solito sono lunghe, io non ne farò una intera ora, ne farò solo un pezzettino. Quindi se volete migliorare la spalla destra, giratevi sul fianco sinistro. Se invece volete lavorare per migliorare la spalla sinistra, giratevi sul fianco destro. Piegate le ginocchia una sopra l'altra e portate le ginocchia piegate una sopra l'altra un po' verso l'alto, un po' verso la pancia. E avete le vostre braccia davanti a voi comode. Quindi se siete sul lato sinistro, avete il braccio sinistro allungato davanti a voi e la mano destra appoggiata al pavimento da qualche parte comoda. Bene, chiudete gli occhi, anche qua. E anche qua sentite per un attimo la forma della vostra spalla destra. Com'è cambiato ora questo triangolo formato dalla spalla destra, la
la base del collo e l'orecchio destro. Che forma ha ora? È più piccolo? È più grande? È cambiato? Bene, adesso fate un piccolo movimento, molto semplice. Lentamente portate un poco avanti e poi un poco indietro la spalla destra, solo la spalla. Non si tratta di movimenti grandi o forzati, si tratta sempre di movimenti facili, piacevoli e fatti con grande ascolto di se stessi, di voi stessi. Quindi, mentre la vostra spalla si muove, che cosa avvertite? È soltanto la spalla che si muove o percepite anche le vostre costole? O percepite anche magari il bacino o il collo o la testa che si muovono? E di nuovo osservate il collo. La testa si muove, la testa si muove il collo? E come cambia questa forma? Compresa fra la spalla, il collo e l'orecchio. E cosa accade nella vostra mandibola anche? Potete avere una percezione del vostro aumento della mandibola e lasciatela morbida. Bene, fermatevi e per piacere fate una piccola pausa sul fianco. E osservate eventuali differenze, eventuali sensazioni che percepite nella vostra spalla. Ora rimanete su questo fianco che avete scelto e ora appoggiate la mano del lato sopra sul pavimento davanti a voi, davanti al torace da qualche parte, in modo che possiate portare il gomito verso il soffitto. Quindi voi siete così sul fianco. Ora con questo gomito lo muovete. E lo portate in avanti e di nuovo indietro. In avanti vuol dire verso il muro, verso la parete che è di fronte a voi in questo momento. E poi indietro vuol dire verso il corpo. Il gomito si muove verso il corpo e poi in avanti verso la parete. E fatelo qualche volta, avanti e indietro. Ecco Iris, la mia bellissima cagnolona. E ora, mentre il gomito si muove avanti e indietro, osservate cosa accade nella spalla che di nuovo si sta muovendo e osservate come la scapola si muove. Osservate che il movimento ora è sicuramente diverso. Quanto facilmente può andare indietro la vostra spalla adesso? Quanto facilmente può andare in avanti? E anche chiedetevi, da dove parte questo movimento? Parte dal gomito? Parte dalla spalla? Forse. Pensateci. Provate ora a farlo partire dalla vostra mano, la mano che è appoggiata al pavimento, come se fosse questa mano a voler premere e tirare un po' col gomito e il gomito muove la spalla. Fatelo qualche volta partendo dalla mano, ma non forzate, non mettete forza, non è necessario. Movimenti piacevoli, movimenti facili. Movimenti davvero che dove sentite che voi stessi siete in movimento, siete un'unica cosa, non è la spalla che si muove, non è il gomito, siete un unico essere in movimento e tutto nel nostro corpo è connesso, tutto, muovendo un gomito, muovendo una mano, anche il bacino può sentire il movimento, anche la testa, anche forse le gambe, siamo un unico essere in movimento. Bene, fermatevi e riposate, se avete piacere. Sdraiatevi un attimo sulla schiena e osservate ora qual è il contatto col pavimento. Com'è? E soprattutto percepite se ci sono differenze fra le due spalle, quella con cui avete lavorato e l'altra. Avete una percezione diversa ora? Forse sì. Basta veramente poco per portare dei cambiamenti lavorando con questa modalità. Bene, ora tornate sullo stesso fianco, gentilmente, e questa volta invece allungate il vostro braccio, quello del lato sopra, verso il soffitto, quindi non verso il muro davanti a voi, verso il soffitto. Soffitto. Tenetelo dritto il braccio, quindi il braccio è verticale. E ora, lasciando il braccio verticale,
allungati leggermente verso il soffitto in più, in modo come se la mano volesse andare a toccare il vostro soffitto, e poi tornate indietro, lasciando il braccio però verticale. Fatelo lentamente, fatelo anche piccolo, non dovete arrivare al massimo del movimento, anzi, fatelo un po' più piccolo. E sentite che ora state mobilizzando la vostra scapola, la parte posteriore della spalla. E la scapola si sta avvicinando e allontanando rispetto alla vostra colonna vertebrale. Potete percepire questa cosa? Sentite quello che accade nella vostra schiena, nel vostro corpo, nelle vostre costole. E osservate se questo per voi può essere interessante o piacevole. E fatelo ancora qualche volta, lentamente e piacevolmente. E ora osservate il vostro braccio e mentre continuate ad ascoltare il vostro braccio, sentitelo, fatelo lentamente scendere e lo riappoggiate o sul corpo o sul pavimento davanti a voi. Provate a sentire come il braccio ritrova il contatto col corpo o col pavimento. Provate a sentire la sensazione della vostra mano che si appoggia. A sentire la vostra schiena, ma è anche tutto il resto del corpo. Ancora osservate il collo, la mandibola, il viso e lasciate andare. Riposate un attimino, se per voi va bene, rimanendo sul fianco. E ancora per qualche attimo rimanete per piacere in questa posizione. Sul fianco che avete scelto. Di nuovo mettete la mano davanti a voi, ma questa volta la mano è lunga, ovvero questa volta avete le due mani a contatto una sopra l'altra, le due braccia sono entrambe dritte, i gomiti dritti, quindi le mani sono appoggiate, i palmi uno contro l'altro. E ora, mantenendo il braccio con cui state lavorando dritto, quindi per favore non piegatelo, fate scivolare questa mano in avanti e indietro, ovvero di nuovo in avanti vuol dire verso la parete che è di fronte a voi e verso il corpo, con il gomito dritto. Quanto indietro può andare la spalla? Quanto avanti può andare? E ora che cosa accade nel corpo? Cosa accade nelle costole? Cosa accade nella vostra testa? Nel viso, nella mandibola, nel collo. Com'è il vostro respiro mentre fate questo? Fatelo piacevolmente, senza arrivare a fare il massimo. Gentile, gentile, fluido, più è lento, più avete piacere del movimento e più il movimento è piacevole, più ci regala grandi benefici. Noi abbiamo perso la capacità di muoverci con piacere. Gli animali si muovono con piacere, i bambini si muovono con piacere, gli adulti un po' meno, ma è una qualità meravigliosa che possiamo riscoprire. Quindi riscoprite il piacere di muovere un braccio. E di nuovo lasciate andare e riposate. E gentilmente ancora rimanete ancora un attimo sul fianco, su questo fianco. E ora andiamo semplicemente a fare il test, cioè il movimento iniziale. Quindi tornate un'ultima volta sullo stesso fianco, appoggiate la mano del lato sopra davanti a voi e semplicemente muovete questa spalla un poco in avanti e un poco indietro, lentamente e con facilità. E sentite, cos'è successo? È cambiata? È magari un po' più leggera? Magari un pochino più facile da muovere? Vi sembra diversa? Forse sì, non lo so, ognuno di voi avrà le sue sensazioni. Alcune persone sentono grandi differenze fin da subito, altre no, è una cosa molto soggettiva. In ogni caso, tornate gentilmente sulla schiena e ancora una volta osservate ora le due spalle. E sentite se la sensazione è cambiata nella spalla in cui avete lavorato e nell'altra. Cos'è cambiato?
cambiato? Cos'è successo? Com'è il vostro respiro ora, in questo momento? Potete percepire l'aria che entra nelle narici? Sentirne la temperatura all'entrata o all'uscita. Bene. Ora, se fosse una vera lezione, continuerei, ma per ora ci fermiamo qui. Quindi gentilmente rotolate su un fianco e venite in piedi con facilità. Con i vostri tempi, e quando siete in piedi, per favore, osservate cosa è successo da in piedi, quindi se avete una percezione un poco diversa dei vostri due lati, delle vostre spalle o magari della vostra schiena. Con questo lavoro si possono ottenere bellissimi benefici sulla postura, che migliora, si possono migliorare i problemi delle articolazioni, avere benefici in tanti aspetti. Mi auguro che questa piccola cosa che abbiamo fatto sia stata per voi gradevole. Io sono disponibile online a condurre delle lezioni e se vi interessa potete scrivermi a vassallo.simona@gmail.com. Le lezioni online sono molto piacevoli perché si è guidati e ci si può rilassare tranquillamente a casa. È una nuova modalità che sto scoprendo dato che non è possibile ora condurre gruppi fisicamente. Quindi se vi può interessare sono qui. Spero che vi sia piaciuto e forse metterò altri video, non lo so. Alla prossima!